la cosa bella di questo video è come diventare da cesso a carina, insomma, da non bella ma carina. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci qua, una location insolita, spero che mi sentiate. La verità, siamo nella palestra, io e Nancy, ho pensato di farvi questo video perché vi volevo troppo fare tipo un get ready, mi preparo con voi per Capodanno, però ve lo volevo fare prima, ve lo volevo far uscire il 31, quindi ho pensato, adesso che è il giorno prima, che io effettivamente devo uscire, mi sto preparando in palestra, quindi ho detto perché no, mi porto la videocamera e faccio vedere proprio in diretta, dopo vi faccio vedere il vestito e invece i capelli li ho sistemati con il, come si chiama? Lo chignon. Bravo, bello. Ma questo qua io ho fatto il tutorial l'anno scorso, se vi ricordate, casomai vi lascio link qua insomma in versione e anche nel box informazione, così vedete come lo faccio in 2 minuti, cioè semplice. Una buona idea, invece di lavarti i capelli. No, ma non hai capito il trucco qual è, vabbè, non lo volevo dire, però adesso lo dico, viva la sincerità, i capelli sono sporchi, non ho il tempo di lavarmeli, è tardissimo e Max mi sta aspettando che dobbiamo uscire. E quindi procediamo al trucco, un trucco semplice però particolare, appunto, che potete fare anche a Capodanno, insomma, o quando volete voi. Bisogna fare un trucco troppo esagerato, se no perde di importanza il vestito, il tuo outfit. E poi, dato che è Capodanno, uno sicuramente si mette qualcosa di scintillante, di un po' più particolare, potresti sembrare, insomma, una baldracca. Non lo volevo dire, però l'ha detto Nancy, quindi lo accettiamo. Quindi ragazze, io non metterò molto trucco, anche perché sugli occhi, anche perché voglio mettere un bel rossetto delle feste di Capodanno. Metto anche un po' di luminoso, soprattutto qua nell'interno dell'occhio, così. Una cosa così molto, insomma, da supermercato, no? Tutto questo qua che è un casual, troppo bello, che mi piace metterlo nell'occhio. Infatti nel vlog vi ringrazio, ma avete detto che nel vlog uno degli ultimi che mi ero messo il casual, ma avete detto che mi stava bene, lo apprezzo. Max invece non l'aveva apprezzato. No, Max aveva, che aveva detto che sembrava, non mi ricordo, comunque aveva detto tipo Mortizia. Comunque a me sta piacendo, anche perché guardate, con un piccolo gesto come cambia lo sguardo e diventa più intenso. Non troppate a vicino, né? Vabbè, perdonate le riprese, sono un po' casalinghe. No, vabbè, tu sei brava, sono il soggetto, sono io che no, sono. No, non è vero. Dopo la palestra, ovviamente. Sei un po' distrutti. Non sono proprio al massimo delle mie forze. Infatti anch'io, mi pesa un po' la telecamera mantenerla in mano. Sì, perché sei stanca dalla palestra. Ho fatto i bicipiti. Riprendo sta palettina e con un pennellino ci metto un poco di tipo un marroncino, così un po' qua, nella curva. Nella piega dell'occhio. Sì, sì. Questo secondo me, sto trucco, sta bene anche a chi ha gli occhi marroni. Sì, dici? Sì, perché comunque è un dorato marroncino. Sì. È adatto. Mi sta bene un po' a tutti. Sì. Poi come rossetto metto lo 03 di Essence. Wow. A proposito di Essence, vi devo fare assolutamente il video con tutte le cose nuove, me l'avete chiesto. Ma non vi preoccupate, io non mi dimentico, è soltanto che non ho avuto ancora il tempo, ma me lo faccio a brevissimo. Bello questo rosso, eh? Mm-hmm. Un rosso un po' scuro. Bello. Solo che senza pennellino non è facile. Vabbè Nancy, senza pennellino, meglio di così non può. Ma guarda, invece l'hai messo proprio bene, stavo Dici? Guardando, mi piace. Meno male, comunque è bello perché è un rosso scuro, quindi non è natalizio, è molto elegante, quindi secondo me è adatto per Capodanno questo rosso così bello intenso. La cosa bella di questo video è come diventare da cesso a carina, insomma, da non bella ma carina, e soprattutto con poche cose, perché essendo che siamo in palestra non ho tutte le cose qua a casa mia. Ad esempio sto utilizzando un unico pennello per fare tutto. Adesso mi metto un po' di questa qua che è tipo una terra un po' luminosa, perché secondo me ragazze per Capodanno è consigliato utilizzare una terra un po' luminosa o comunque un illuminante per scintillare un pochino, no? È un'occasione in cui secondo me va bene metterci una terra un po' più particolare, un po' più luminescente, anche con qualche luccichio. E per finire sul viso un tocco del mio blush, quello di cui ho fatto il video, il blush cremoso. Ne metto poco però è molto profumato. Se vi ricordate il video, vi feci il video ultimamente delle ricette, ricette semplici, idee regalo di Natale,
e vi fece vedere anche come fare questo. È semplicissimo, lo potete fare in casa tutti, e da un bel colorito rosato. Vero. Guarda com'è carino, bello, sano, piace. Insomma, di pelle sana. Ragazze, l'ho preso l'anno scorso da Zara e mi piace molto proprio per l'occasione di Capodanno, perché è tutto brillantinoso, non so se si nota. Poi comunque è abbastanza caldo, quindi si sta bene anche se dovete stare per strada, eccetera. La particolarità è che diciamo è corto e poi dietro c'ha questo collo, insomma dietro la schiena, con la cerniera, è molto molto carino. Ragazze, non mi manca nulla, ho portato anche gli orecchini, guardate. Questi sono degli orecchini bellissimi, secondo me piacciono tantissimo, me l'ha regalato Max, sono di Swarovski, sono troppo troppo belli, mi piacciono tantissimo. La collana non la metto, metto solo gli orecchini e metto anche l'anello che mi ha regalato sempre lui, quindi sarà completissimo, completo, spero che vi piaccia. Un bacio grande, buon Capodanno e buon anno nuovo. Happy New Year da Carita Dolce e Nenzia Mara. Ciao, auguri. Cittadina.